La voglia di rottamare la vecchia nomenclatura del Partito Democratico non ce l'ha solo Matteo Renzi. A giudicare dalla contestazione subita da Massimo D'Alema, ieri a Napoli per partecipare alla presentazione del libro del collega di partito Enrico Morando, anche la base non vede l'ora di ribellarsi del leader Massimo. E blocco della crescita economica. Allenga questa Tra l'altro, l'ex ministro degli esteri aveva da poco tracciato la sua strada futura, annunciando urbi e torbi sulla scia di Walter Veltroni la sua intenzione a non volersi ricandidare, a meno che non glielo chieda il PD. La mia disposizione è a non candidarmi, quindi semmai posso candidarmi se il partito mi chiede di farlo. Poi, in sala, una volta presa la parola per commentare il libro di Enrico Morando sull'Italia dei democratici, dalla platea è partita la voce fuori dal coro, zittita almeno nelle intenzioni dai fedelissimi di un D'Alema visibilmente imbarazzato, anche se non allo stesso livello degli altri relatori del dibattito. Riducendo il debito pro capite degli italiani.